ci attacchi tu, tu ci attacchi tu, 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 tu. Attaccatici, attacca, attaccatici, attaccati a su Giambi e non fare più capricci. Se ne sei che ti hai solo un soldo e spicci e non ti più. Super attaccatici, pure tu. Hey, 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 hey. Per pegarsi un po' dentro. Ciao Baldo, ciao Domenico. Quanta gioia c'è in sta città, ora che potremo fare l'opera. Mentre ascolto musica balcanica, cerco ancora speranza ma non ci sta. Son sicuro che la troverò, che starà ballando attorno ad un faro. Questa zanna mi ha stregato, chissà se un giorno forse ancora io la rivedrò. Mi fermo qui, ancora qui, qualche settimana. E chissà se qui ritroverò la mia gitana. Zanna! Sulle mani, facciamole vedere! Su, 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 vediamo quanti siamo! Attacca dici a suo filo di speranza. Attacca, attacca dici come che non è importanza. Finché si infili, chi lo vedi tu avanza. Se ti ci attacchi non ci rispondi più. Attacca dici, più forte non mollare. Finché su mondo solo di speranza può campare. Ti ci attacchi tu, ti ci attacchi tu, ti ci attacchi tu, 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 tu. Attacca dici, attacca, attacca dici. Attacca adesso già mi e non fai più capricci. Se ne sei che ti hai solo so che spicce ne ti più. Insomma attacca dici pure tu. Hey, hey. Buonasera! Buon carnevale 2018! E allora io direi di fare un applauso ad Amedeo Ardagna e Alessandro Di Stefano. Io voglio sentire grazie. L'applauso però. Vai grazie, tempo. Grazie. E allora grazie. Cominciamo la prima vera serata del Carnevale di Sciacca 2018, tanti bei inni, tanta bella musica. E allora ritorniamo un po' indietro, come si fa negli anni, no? Allora c'era, questa sera vi faremo ascoltare diversi inni che fanno un fatto un po', ora fanno un po' parte della storia del Carnevale di Sciacca. Ce n'era uno che faceva così, Giuseppe ci siamo, però voglio vedere le mani alzate, tutti, 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 forse. Chi non alza le mani non fa l'amore domani, vai che la facciamo tutti, Marco Broadway! Su un po' le luci, grazie! Su le mani! Tempo, vogliamo ancora più dentro! Dentro, vogliamo la musica! Dacci, 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 dacci! Su le mani, ok! Perfetto! Su le mani! Sarà la luna, la canara, mi sa c'è un'altra.
di put. Sì, di cosa li rivinni tutti ad Hollywood. Sì, ti favi, è very much. Ora allestiti e vinciti sta faccia. A noi che si gira la scena, risparmiati la voce di cantare. Chi ci sarà? La luna, la piana, chi sta cielo a tagliare. Broadway, manca Broadway, gli spettacoli stasera siamo tutti in prima fila, siamo Broadway. Fa parte di tanti anni fa, i sogni sono desideri, la facciamo, sulle mani, tutti, 1, 2, 3. Fantasia e genialità. E che ogni piccino può sognare, grandi cose inventerò, ti presento il mago Dio, due tocchi di magia e tu sarai con noi in paria. Tutti! I sogni sono desideri, quelli veri, 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 alla vice dei pensieri, una maschera ci sta. Questa fanta questa volterà. Tu, col mondo più del meglio che ho di più, con labbra russi con dei soldi in su, che hai la testa sempre tra le nuvole. C'è quest'aria falsa ma intorno a te, la favola narrata ancora c'è, un lieto fine pieno di perché. Mia, penso a Pia, da curato e mari russo d'arance, russo, lì ti fatti amare in mezzo l'azzurro, io cerco di Pia, una nota e una poesia. Da munici, fiscalette e mandolini, terra d'allegria, arte e storia.
vedrai, vedrai lì, carte con la mannata, e non se lo fai tutta, ci resti di felicità. Serpente gli diceva, cogli la prima mela che ti darà potere di volere quello che vuoi tu. Eva come figli di curiosi, picchia l'occasione ad occhi chiusi, quando prese il pomodoro fu vero un gran dolore. E musica, e musica, un tempo gli ballavo senza musica, si dici che Eva, in fondo veramente gli piaceva. Oh Eva, cogli la mela, prendimi il frutto dell'amore, è una forte tentazione che non esistere non so. Oh Eva, cogli la mela, prendimi il frutto per favore, muzzica sta mela che felice ti farà. Oh Eva, cogli la mela, prendimi il frutto dell'amore, è una forte tentazione che non esistere non so. Oh Eva, cogli la mela, prendimi il frutto per favore, musica sta mela che felice ti farò. Hey! Oh Eva, cogli la mela, prendimi il frutto dell'amore, è una forte tentazione che resistere non so. Oh Eva, cogli la mela, prendimi il frutto per favore, musica sta mela che felice ti farò, musica sta mela che felice ti farò. Sono da...
L'amore sa bucià, o su tale innamorato grazie al nostro grande Allah. Persi la testa e senti niente la ragione, e mi sa sciacca sa spasando pure a fi. Ci fa si perde a sta città, e ora la voli di città. Riparamo la riceve con grande dignità. Viva sarà, sulle mani, sulle mani. Viva sarà, vai che la facciamo. Viva sarà, oh. Viva sarà, viva sarà. Salamalicchi, salamalicchi, all'ominitto sta arrivando dalla ricchi. Chicchi e palacchi, mamali turchi, belli di fronti asino da lava brucchi. Passo un terzo, quando mi tocchi, come sbandari e mi fai pisciare i locchi. Salamalicchi, tutti segnicchi, siamo schiavi dell'amore. Manetti si trova tu ci mi sta, ma visto che arrivasti tu, ora problemi ci ne più, tornerà a brillare il sole e lo cielo torna blu. Viva sarà, hey! Viva sarà, sì! Viva sarà, viva sarà, viva sarà, sarà malicchi, sarà malicchi, palomini tu sta arrivando dalla ricchi, chicchi e palacchi, mangiano i turchi, belli fotti asino dalla Pucchi, passo un terzo, quando mi tocchi, mi fai sbandare e mi fai pisciare i locchi. Salamalicchi, tutti sti minchi, siamo schiavi dell'amore.
pantera. Grazie, grazie, grazie. E allora, ma la sapevi però, Luca? Tutta a memoria, guarda, è dall'88 che l'ascolto. Hai capito. Allora, ti fai un po' di inni con noi degli anni passati. Tu, quando noi facevamo Turista fai da te, dove eri? In quel momento ero a Sant'Agostino. Diciamo, e cosa facevi? E a Sant'Agostino passeggiavo, non niente di che. Cioè, turista fa, Giuseppe Corona, turista fai da te, che anno siamo? Che anno siamo? 2000. Nel 2000 cosa facevi? Nel 2000 secondo io me, avevo... Io so comunque che so che ti hanno fatto fare un anno praticamente un po' la salsiccia, no? Quando stai viva l'Italia, ti ricordi quell'inno che faceva? Viva l'Italia, no, viva che bellezza stare Peppe, qua. Che anno siamo viva l'Italia? Che anno siamo? 1993. Ma che quiz? No, Peppe Corona, Peppe Corona è... Cioè, tu... Cosa si vince, Corona? No, Peppe, domanda è... Scusa, sulle ali della fantasia che anno era, Corona? 1993. 93, capito? Cioè, non so se mi spiego. Domande a saltare ci puoi fare. Ma pertanto può dire l'anno che vuole, non lo sappiamo. Facciamoci una domanda a trabocchetto. Sì. Allora, partiamo dal 2000, c'era Turista fate te, facciamo un po' di inni. Sì, sì. Un revival dei inni che hanno fatto un po' la storia del carnevale, facevano così. Fatemi alzare le mani, le mani! Tutte le mani! Le mani. Forza, tutti! Hey! In capo sta parecchio. Tutto è pronto già, ma passare in vacanza mezzo su canali va. Finalmente passo, picchia chi li dà, alle isole canale, ma chi la linea? Ma chi succede ca? L'apparecchio trema ad una forte turbolenza, ma lo capitano ci assicurerà che attaccando la cintura niente ci succederà. L'apparecchio scingi, va sempre più giù, e speriamo d'arrivare, più ne potremo più. Già toccavo terra, qualcuno sussurrò, ora state più tranquilli, chi lo peggio già passò. Sulle mani! Ora alzate le mani! Tutti!
fatele sbattere insieme. Prima di qua, dopo di là, giù, su, giù. Durita quella te. Ai 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 ai. E dalle a più bella che cari stasera di buttare qua. Ai 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 ai. Ni potevo fare un tocco tu stasizia bancala. Ai 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 ai. Vivi del piccherino che ha un gusto sopra primo. Ai ai ai. Vieni quanto è bella, bella sta città, c'è l'umare, la montagna e c'è fino a volontà. Ti apro la bottiglia e vivo di cantare, che a ballare con sta musica, sola signore mi fa. È come una scimmia, un occhio pare sta, voglio camminare più stasera, quattro peri, spero che sta festa non finisce qua, e si inconscia a me mucchiere, bella poi la faccio sta. Tutto organizzato, nasca società, viaggio rompire e mangiare senza un sotto di vaia. Ma la confusione, tu non sai qual è, che appoggiando sta parecchio, su turista vai da te. Ecco le mani! Ora alzate le mani! Tutti! Fatele sbattere insieme! Prima di qua, dopo di là, giù, su, giù! Che stasera ti buttiamo qua. Ai 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 ai. Ni potevo fare un tocco con sta tizia bancala. Ai 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 ai. Vivi della ticcherino che ha un gusto sopra primo. Ai 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 ai. E facevo nessun tocco con sta tizia bancala. Quando è forti sta famiglia, madre, madre, figlia e figlia, che stasera su Luca, giusto picca l'aliva. La moglie è risa, risa, ogni giorno fa la spesa, e dice la figlia Lisa, che storia funziona. E quando la luna suona la sirena, gli sciarpi sono qua arrivare prima, di stare belli come l'importona, assembrati come baciare. Pari come un comune, chi con calcio una mottone, cari una canana, non ti può dire come andrà. Gesù, bella madre, che bella sta bottiglia, questo canta, facetemi ciucciare un po' di vino. Tutti! Zum ciuccia, yeah zum ciuccia, yeah zum ciuccia, zum ciuccia, zum ciuccia, ciuccia del casino, la sta birra, picchio vino, che lavora tutta qua, chi ti passa di via. Ciuccia, ciuccia del casino, per favore, ti assicuro che bello sarà, per favore dimmi sì. Ciuccia ciuccia del casino, lancia birra e pinchio vino, viene amore puzza ca, chi ti passa di via. Ciuccia ciuccia del casino, per favore ciuccia qui, ti assicuro che bello sarà, per favore dimmi sì. Senta mai figlio, chi è? Chi mi conta ostennata, c'è uno scompiglio, non è? Nell'ultima puntata, si un cielo tutti insieme, l'eroe di sta città, e pensando di buttare la caccia. La commissione, so che, chi frusta malattia, e di un istanzi, chi fa? Si piglia curatia, ma pensando di essere lì un solo almeno qualche manni, ma è meglio che di cura padaranni. E senti il muscolo che dura e canto solo ci piace pure se la liscia la giarace tu si uncia. Senti sto cuore come fatti e visti quattro pila spatti che su casta sera picca a levare. Uno ragno, anna della naglia e naglia, dietro solo si mette a macchia. C'ho un po' di nuovo ragno, c'ho un po'
fretta ti stali. Attivo, attivo, cacacito, un piatto di vino. Perché? Perché non l'hai capito? Che potere ci funzionano altri supereroi, perché in fondo sono gente come noi. E guarda il muscolo che pure canto, solo ci piace pure, si la liscia, la sciarace, un si uncia. E si uncia tutti quanti, ma diventa perforante, il nostro missile invincibile sarà. L'uomo becca, l'uomo becca astuta, lietto solo ci sputa. Ciò pupo ti è di l'uomo flesci, ciò pupo tento solo quando esci. Mai più pochi, il nostro super canzo, attaccato spazio, ora picchio per me tu. Ciò pupo ti è di supermeni, ciò pupo tento solo quando spegni. Tutti i pochi su sti nostri eroi, si fanno i cazzi suoi, ora picchio per me tu.
gira di un mese, guarda di un mese, guarda di un mese, come misurare. Quale mese, oggi vuole da mezz'ora. Gira di un mese, gira di un mese, gira di un mese, come misurare. E se spacco una vestina di nuvoli a raccamare. Gira di un mese, guarda di un mese, guarda di un mese, come misurare. Bene nel studio che stanno cambiamenti a mentale. Chi c'ha uru, chi c'ha uru, chi c'ha uru, chi c'è. Chi c'è? Capisci come fame solo vita, e ci sempre tutti giorni a cusciulia. La sua casa è sempre splendida e pulita, non capisci propriamente come fa. Io ma parte faccio sempre mala vita, un rimedio certamente ci sarà. Non capisci come fa, non capisci come fa, e stasera ci lo voglio addomandà. Ma sto lindo, lindo, è pulito, ti ci vedi. E se poi tu non ci credi, ti lo posso presentare. Questi muscoli chiavi con un vino papillà. Io ce l'ho profumato, altamente concentrato. Siga non ci lava, magi quanto la disiava. Io ce l'ho profumato e l'ho sempre misurato. O si sciocchina stupato e chi c'ha uno che fa. Io ce l'ho profumato, veramente concentrato. Di freschezza di lavanda quando lavo la veranda. Io ce l'ho profumato e l'ho sempre misurato. Il profumo che hai lasciato non lo posso più scusare. E ti passa pure la cabeza, se domani non si travaglia, hasta la pistola. Buenas días, buenas noches, hasta la vista, hasta el fuego, hasta ande, hasta vida. Su le mani, su, 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 su. La commissione. Hombre, che ti passa pure la cabeza, hombre, questa sera quanto mi pesa. Mi preparo per uscire ma non faccio niente, dire che sta a me, ma che sta a te. Mi sono fatto un fisico bestiale, faccio 700 addominali. Una chitarra per suonare nelle notti di ballare, che sta a te, ma che sta a te. Tutte le giornate sotto sui tipo sta, non c'ho tanti tu sei vivica. Con la siesta preparavo una palla, una sta festa di Catania. Andiamo, andiamo! A chi si sente messicano, alza sulle manos! Hombre! Chi è? Hasta la vista? No! Visto che hasta! 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 Hasta con volare la panella! Muchacha! Muchacha! Balla insieme a me sta tarantella. Ombre, ombre, fatti dare chi non ci pensa. Basta che mi levano sta gran fiesta, sta gran bella festa di canali va. Caffè, 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 caffè. Caffè, 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 caffè. Fidi, sfidi pure messicano, spilo e ma più verso Luciano. Quanta gente da sa sciala e la parte bronchica. La festa c'è, na festa c'è. E tu scuso però va ballando da età. C'è un quattro tombe di suona. Ah, musica messicana, mi incantare una settimana. Vamo tutta città a ballare. Chi non alza sulle manos questa musica messicana, tutti in coro li diciamo che arrampicati. Falla insieme a me sta tarantella. Ombre, ombre, fascinate chi non ci pensa. Basta, chiudi levano sta gran fiesta, sta gran bella festa di canali va. Pedro, te gusta la fiesta? Me gusta, me gusta. Grazie!
Amedeo Ordagna, Alessandro Di Stefano. Grazie, grazie Nanà. E allora, ma vi state divertendo o no? Io non l'ho sentito, Nanà, ti dico la verità, non l'ho sentito. Ridiglio, ridiglio. Assolutamente niente, come a fare? Vi state divertendo? Chi è che ha detto no? Aspetta che c'è la signora. Ho sentito pure io un no. Ora la bagniamo, noi ce la facciamo. Signora, non si... Rifacciamola di no. No, 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 solo la signora. Signora, vediamo. No, me la faccia vedere, me la faccia... Allora, ora mi deve dire no davanti alla telecamera, però. Ah, scherzavi. No, non si scherza, carnevale, eh? No, allora io lo voglio sentire tutti insieme. Ma signora, no, me la faccia vedere, non si può sentire. No, dico, mi perdono, è dico carnevale, no, però... dico... Si fa per dire, dico, nel senso che lei si sta divertendo o no questa sera? Ah, allora io voglio sentire un sì. Vi state divertendo? Oh. E allora? Parlo buonasera. Buonasera. Senti. Chi? Senta, ma mi dica una cosa, su cappella a lei chi gliel'ha dato? Con i soldi l'ho comprato. Ma gli viene un po' piccolo però, è un po'... Va bene, va bene. Va bene, va bene. Senta, ma i nostri inni li conosce lei, è di Sciacca lei? Ah, ha partecipato con noi. Allora, ora gli facciamo cantare una canzone da lì stesso, vogliamo se la ricorda. Allora... Peppe, ce l'hai la zorba? Vediamo se la ricordate la zorba, Peppe. Questa è bella, aspetta. Vai che la facciamo insieme. Aspetta che la prendiamo, aspetta. Vai che la balliamo so! Senti amico, te la fai un sorriso. Tutti, sentiamo! Stasera a cavallo a Sardinera c'è mula di dei, siamo venuti a festeggiare. Calispera stu paesi di San Pedro la Virrera, ora si respira aria di Candalivo. Questa sizza è vino di Pacco, tutto mi spacco. E non c'è niente chi mi possa aprire la testa, perché sta festa è fatta su Lupisciala. Culo e panza con panza, tutti a ballare sta tipica danza, tutti abbracciati poi non vanno bene a testa, si balla zorba carnevale.
dice Nanà, fatevi un applauso! Bravissimi! Beh, questa me la sono inventata. Beh, ma mi puoi dare, ma ci sono fuori, io non mi sento. Me ne dai un altro po' di volume. Ma mi sentite, ragazzi? Senti, ma poi mi dice che tu un segnale sto balletto a te, però, eh? Ma scusate, siamo in diretta a Montecronio, Teleradio Sciacca, ci siamo tutti? Sì o no? Mi fate un cenno, mi fate un cenno, mi dite sì. Ci siamo? Ci siamo, ci siamo. Ci siamo in diretta? Allora, facciamo vedere quanti siamo già in prima serata alle nostre case. Ah, ci siamo! Siamo qua, siamo qua, siamo qua. Ma sei bellissimo. Io lo dico a te, sei bellissimo. A chi dice? A lui. Sei bellissimo. Sei allora, voi di casa uscite, c'è una bellissima serata. Il carnevale è cominciato adesso, quindi divertitevi nel modo giusto. Vi aspettiamo. Guarda qua, la piazza, guardate qua. Le mani, fatemi vedere tutti quanti siamo. Tutti. Attaccatici, Peppe, me lo fai. Sulle mani, chi non alza le mani. No. Le mani. Tutti, anche in fondo. Mi pare un salamento che sto mise a dietro a dopo. Le mani! Sì! Hey. Olè! Allora, ragazzi, abbiamo bisogno di una vostra collaborazione. Si è perso un bambino di 3 anni, Josué. Vedi com'è vestito? È vestito con un vestito di gatto. Giallo e blu. Giallo e verde, con una cravatta. Guardatevi intorno se qualcuno ha notizie che abbiamo i genitori qua dietro. E capite un po' la situazione. Aiutateci in questo, gentilmente. Josué è un bambino che si è perso, i genitori sono da questa parte. 3 anni, quindi 3 anni, capite un po' la situazione. Guardate un po' in giro, 3 anni, un bambino. Josué. Dico, c'ha un vestito da orsacchiotto con una cravatta milanista, strisce. Io non so se... Sì. E il problema, non so, dovreste dare l'immagine magari giù, la diamo giù. La dai al service, così la manda magari nel video wall. Trovato? Ok! Trovato? Ci siamo, l'applauso! Trovato, grazie! Dove sta? Lo vogliamo qua, dove sta? Sta qua? È trovato? Sta qua, no, lo vogliamo qua. Dov'è? Dov'è il bimbo? Dove sta? Ci ha fatto impazzire un po'. Sta qua? Dov'è? Ci siamo? L'abbiamo qua? È qua? Dove sta? Sta salendo, lo voglio vedere. Vai Peppe. Ah, ce l'ha Peppe Nap, va bene. Allora, l'importante è che è tutto a posto. Peppe. Ok. Allora, tutto bene quel che finisce bene. Allora, eravamo arrivati, c'era una bella armonia. Poi ci siamo un po' persi, ma ora la dobbiamo riprendere. Le mani, le luci a voi. Tutti. Beh, la facciamo da capo. Anche in fondo. La mano.
E allora abbiamo parlato di attaccaticci, ora parliamo di abbracciarvi. Peppe, c'è qualcosa dove si possono abbracciare le persone? Non lo so, un abbrazzame, un abbraccio. Abbracciame, abbracciame. La facciamo? Le mani, le mani, le mani, le mani. Buon Carnevale 2018. É feliz e me sinto daquero. E nesta vez a trabalhar, meu amor, eu gostaria de dançar com você. E sai num pari na saudade, vai. E não sabe o que te piace, sai. Me gosto tanto, minha beleza, tu. Por favor, dá-me no megabê. Ok, ok, fate spazio. Ok, ok, vai con la musica, Peppe, vai, vai, vai. Non fai salvare molta allegria come c'è Salvador de Bahia. Eu já que tal puro napolitano, a não gosto de dançar com você. Mas tu se troca um pra Juliela, sai. Tu vai empatir e custa fiela que hai. Se tanto biela é luge, luge, tu. Por favor, dá-me no mega beijo. Ciao, vedervi da qua è bello, è bello, è bello. Ciao Silvio. Vederti in veste carnevale è bello però, eh? È bello. Senti, ma me lo fai un sorriso? Ah, vi giuro, mi pare mustiato, dico. Tutto a posto, dico. Ecco, ora, vedi, già col sorriso, dico, acquisti un'altra,
un'altra forma, diciamo. Va bene, va bene. Ok, ci hanno lasciato qua, stasera ci faranno... Senta, lei della security, tutto a posto, è tutto perfetto. No, 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 sì. La signora ci vuole fare una foto con no, il pubblico. Però tutti vieni. Allora, qua, vieni, ci vieni mettiamo qua, qua ci qua. Mettiamo qua. Allora, qua. Le mani alzate, vediamo quanti tutti, siamo, tutti, ci facciamo tutti, una foto. Facciamoci vedere. Dai, che vedere. La facciamo, dai, che la facciamo. Dai, che la facciamo. Ci sediamo così. Ok, Forza. Ok, ok. Oh. Oh. La ci facciamo. Sei. Vai l'ultima, l'altra va! Le mani! Oh! Ok! Perfetto, grazie! Beh, questa ce la fai avere. E certo, allora? Certo, certo. Allora, quest'anno dicevo di Macumba, maestro, sei pronto, maestro, per il video? Allora, è una nuova canzone, naturalmente noi ogni anno vogliamo, come dire, un po'... riprovarci sempre, cioè fare qualcosa che è un po' al di fuori della musica un po' carnescialesca che da tanti anni noi abbiamo fatto. E quest'anno abbiamo pensato di fare questo nuovo brano tribale, un po' africano, un po' dedicato al percussivo, alle percussioni. E quindi abbiamo voluto, insomma, regalare qualcosa di nuovo. E siamo andati un po' in Africa. E allora, il pezzo... fa così, però voglio le mani alzate, incominciate ad ascoltarlo perché sicuramente vi piacerà. Macumba! Sulle mani, sulle mani! Sentire il Macumba tutti insieme! Macumba!
non vi ho sentito. 1, 2, 3. Perfetto, perfetto. No, bravi. No, lo voglio sentire un po' più forte. Quale perfetto? Non si sentiva, non c'era Chillo che praticamente si allora, stava serriando. 1, 2, 3. Ancora, dall'altra ancora, parte. Ancora, sì, ancora sì, debole sì. Mi sembra. No, proprio no, da questa proprio. Parte. No, da questa parte. Io metto il microfono da questa. Metto il microfono da questa. Tu vedi? a centro. No. Senti, anche tu devi dire Macumba. Allora, se non funziona. Lo voglio sentire forte, lo voglio sentire forte. Sei pronto, Nana? 1, 2, 3. Macumba. Grazie a tutti. Bravissimi. Allora, prima che andiamo via, la facciamo l'ultima, la possiamo fare? Sì, canterò io una canzone. Canterà Luca La Barbera, l'applauso. Allora, è un artista che lui viene dalla Bolivia, guardatelo, la sua lineatura perfetta, molto elegante. Uomo, allora, uomo di panza. È un ospite, cosa ci vorresti regalare? Non lo so, un orologio, cosa vuoi? Una canzone ci devi. Ah, una canzone. Allora, Salam Aleik ce l'abbiamo, Peppe. Allora, vediamo se ve la ricordate. Me lo fate sentire. Je. Sulle mani, vai. Sulle mani. يتمنى لكم الخير وعمرا كل الدار توتي لبنينانا توتي كالولتما توتي جاك من صندان زوان فرحان يتمنى لكم الخير وعمرا كل الدار جاك من صندان زوان gioielli per poterla conquistare, fatti un cuore picchietta, legge l'amore e sanguccia, oh sultano innamorato, grazie al nostro grande Allah, pensi la stessa e senti niente la ragione, e mi sa sciacca sa spasando pure a fin, ci passi per la sa città, e ora la vuole visita, viva la monarca cielo e robo grande dignità, viva sarà tutti, viva sarà tutti, viva sarà, sulle mani, viva sulle mani, viva sarà. Salam Aleiki, Calubiti, tu sali vanno una laliki, chi ti malachi, mamma li turchi, belli di forti asino la lava buchi, passo un tempo, quando mi tocchi, tu fai sbagliare e mi fai pisciare gli occhi. Salam Aleiki, tutti si amichi, siamo schiavi della. Fammi studiarti, basti tu, ora problemi non ci ne più. Tornerà a brillare sole e lo cielo torna blu. Viva sarà! Sulle mani! Viva sarà! Sulle mani! Viva sarà! Viva sarà! Viva sarà! Salam Aleiki, Salam Aleiki, Calubiti, tu sali, vanno una laliki. Chi è malachi, mamma li turchi, vedi di fronte asino da lava buchi. Quando mi tocchi, mi fai sbandare e mi fai pisciare gli occhi. Salam Aleiki, tutti si amichi, siamo schiavi di andare via, che abbiamo il Peppe Nappa qua, vi devo dire soltanto due parole.
E allora, noi siamo fuori concorso quest'anno con il gruppo di Macumba e quindi mi posso permettere di dire questo perché non partecipiamo ad una gara. E allora, Macumba attualmente sta praticamente avendo tante visualizzazioni e c'è la possibilità di comprare attraverso 1,20€ nel vostro telefonino e la possibilità di entrare in una classifica internazionale di iTunes, perché se voi andate su iTunes vedete che già la lineetta è piena, quindi significa che ci sono state già tantissime compere su questo. Ci fate un grande piacere sicuramente se spendete 1,20€ andando a comprare questo brano. Però Alessandro, ti metti qua, sì, voglio sì, sentirvelo sì, l'ultima volta e ce ne andiamo. 1, 2, 3. No, però non ci siamo. Cioè, scusami, no, mi dispiace. No, non erano attenti. Rifacciamolo. 1, 2, 3. Grazie a tutti, buona serata e buon carnevale. Ciao.
Sì, prova. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera, Sciacca. Buonasera, si inizia anche questa sera un po' in sordina. Noi qualche settimana fa nel dettare un po' la scaletta di questa sera avevamo previsto un minuto di silenzio, ma era per tutt'altra cosa, perché oggi addirittura avevamo messo, il comune di Sciacca aveva messo le bandiere a mezz'asta per ricordare la strage delle foibe, insomma, che si, un po' ovunque si stanno ricordando, ma purtroppo noi siamo un po' più sottotono rispetto a quella che è la nostra manifestazione per un fatto che purtroppo ci vede per la seconda volta protagonisti, a me e Gio, ad aprire. Quello che pensavo è che ci troviamo in un déjà vu esatto. Terribile, molto triste. Terribile, molto perché due anni fa eravamo proprio qua per Sebi, a cui va comunque un saluto. Sebastiano, che ci lasciò una settimana prima, credo, del carnevale. Dell'inizio. E questa volta purtroppo ci troviamo a dover ricordare un altro figlio di Sciacca, Vincenzo, che invece ci ha lasciato ieri. E quindi il nostro non è un compito molto facile. Assolutamente, molto facile. Non lo è stato due anni fa, non lo è questa sera. Abbiamo avuto giusto il tempo, insomma, di organizzare un po' tutto quanto per ricordarlo bene, naturalmente. Sì, è l'unica cosa che in queste occasioni mancano le parole, cioè non è facile per noi che ci troviamo qua sopra dover portare avanti una serata, perché qualsiasi quella decisione è quella sbagliata. È quella sbagliata, quella di oggi sarà una serata, non sarà uno spettacolo, perché ovviamente tutto quello che riguarda il carnevale è vero. Io mi ricordo due anni fa i genitori di Sebi dissero: Sebi avrebbe voluto che il carnevale continuasse, e anche questa sera è giusto che sia così, perché i giovani alla fine il carnevale lo vivono, e da lassù sicuramente anche Vincenzo guarderà con gli occhi del ragazzo, del bravo ragazzo che era, sicuramente i propri amici che tra poco avremmo anche qui su questo palco, insomma. Ma io vorrei non dilungarci oltre, perché vorrevo fare salire direttamente sul palco il sindaco di Sciacca, la dottoressa Francesca Valenti, e l'assessore allo spettacolo e al turismo Filippo Bellanca, e che con loro Buonasera. Ovviamente divideremo questo palco, così, in una situazione un po' triste. Sì, non c'è nulla da dire per quello che mi riguarda. Ciascuno di noi penso che abbia e sappia cos'ha nel proprio cuore e nella propria mente. Io mi sento così come mi sono vestita, perché io mi sento a lutto personalmente, come mamma, come cittadina, come sindaco. E quindi nulla, non credo che ci siano parole da spendere in un'occasione di questo tipo. E la città ancora una volta si raccoglie attorno a un suo figlio, e questa è la cosa più triste fra tutte, più triste fra tutte. Prego, assessore. Non lo so, c'è poco da dire. Una situazione del genere è una situazione drammatica per tutti noi, da genitori prima, da amministratori dopo. E noi siamo qua, lo spettacolo continua, abbiamo pensato di ricordare Vincenzo con quello che verrà dopo, che poi vedremo. Questo è il minimo che potevamo fare per dare il nostro segnale di vicinanza alla famiglia, e ci stringiamo attorno a loro. Un grande abbraccio a Vincenzo. Abbiamo previsto un blackout di un minuto per tutta la festa. In contemporanea spegneremo il palco per un minuto, si spegneranno tutti i carri per questo minuto simbolico, sicuramente, ma che vuole essere un grande messaggio
in memoria di Vincenzo, che da lassù sicuramente ci sta guardando. Vincenzo, tutta la città ti abbraccia. A questo punto degli amici di Vincenzo ci avevano chiesto la possibilità di ricordarlo con un messaggio. Io li vorrei accogliere con un applauso anche loro, che ovviamente stanno soffrendo maledettamente, come anche la famiglia di Vincenzo sicuramente lo starà facendo in questi istanti. È chiaro che come non lo si può accettare da adulti, quando si ha un certo vissuto personale, a maggior ragione non lo si accetta a questa tenera età, insomma, scomparire in questo modo e perdere un compagno, un amico, e quindi loro adesso vogliono esprimere un loro pensiero. Buonasera a tutti, siamo qui stasera per spendere due parole sul nostro amico. Caro Vincenzo, questa sera siamo qui per te, non troviamo le parole per esprimere quello che stiamo vivendo oggi. Volevamo dirti che ci mancherai, perché è come se una parte di noi è volata via con te. Sarai la stella più bella di tutta la costellazione. Addio piccolo campione, ti vogliamo bene. Vorrei che proseguisse l'applauso. Grazie ragazzi, anche del vostro intervento. Io ringrazio l'amministrazione che è voluta essere presente in questo momento brutto sicuramente per la città di Sciacca, e vi ringraziamo ancora una volta per abbracciarvi anche voi alle famiglie di Vincenzo. Stare vicino a loro in questo momento triste è sicuramente la cosa più importante da fare. Grazie ancora. Vi ringrazio ragazzi anche per il vostro intervento, e ricordate che la vita continua. In bocca al lupo per tutto, anche a voi. E proprio ad espressione del fatto che la vita continua, sta salendo un gruppo di bambini con dei palloncini. E forse il messaggio più bello questa sera
del fatto che la vita è, cioè ti accorgi che la vita è così e bisogna accettarla per quella che è. Però il messaggio che noi vogliamo dare è che comunque la vita continua e i bambini sono l'esempio più grande di questo messaggio. Questi palloncini sono un po' come dei messaggini, no? Sì. Un po' come dei balloon, dei fumetti, dei messaggi, dei baci. Del nostro affetto, o dei baci naturalmente, di chi, pur non conoscendolo naturalmente, lo ha un po' adottato come figlio proprio. Io una cosa avrei voluto evitare di dirla, però non ce la fai. Non ce la faccio perché, insomma, come padre mi trovo un po' anche a doverlo ricordare. Quando accadono queste cose, noi abbiamo praticamente tantissimi mezzi di informazione, abbiamo la TV, c'è Facebook, c'è... Non credo, ci sono i social di tutti i tipi, non credo che una singola persona non sia stata raggiunta da questa notizia. E come è accaduto anche per Sebbi, come è accaduto anche in passato per altri figli che ci hanno lasciato, fratelli, compagni, eccetera, quando accade una cosa del genere mi aspetterei anche un po' di prudenza da parte, insomma, di chi ha preso notizie di questo tipo. Io purtroppo questa mattina mi sono ritrovato a vedere ragazzini che correvano con il motorino, continuo a vederli mentre... così, sentendosi forse anche fatti di un materiale diverso da quelli dei loro coetanei che hanno incidenti, sfidano le precedenze, il segnale di rosso. Vi voglio dire una cosa, non è che se accade qualcosa a qualcun altro è stata colpa di quella persona, perché se c'ero io non accadeva. Perché lo facciamo anche noi, no? Abbiamo questo vizio. Sì. Sappiamo che quando piove, faccio un esempio a caso, no? Anche noi adulti dovremmo andare più piano, invece in realtà, insomma... No, vabbè, a me non capita. Quando si dice a me non capita. Quindi, quando succede una cosa di questa, deve essere una lezione per noi. E questo, adolescenti lo siamo stati tutti, siamo stati un po' così, no? Col motorino, poi le prime... con la macchina, sentirci dei supereroi. Ricordatevi che quando muore un figlio muoiono anche due genitori. Questo penso che debba essere da insegnamento per tutti. Fate attenzione e controlliamoci tutti a vicenda, che forse è la cosa migliore. A questo punto possiamo lanciare questi messaggi, questi abbracci nei confronti, i palloncini verso di là ovviamente, nei confronti di Vincenzo, e questa sera ne approfittiamo anche, perché no, per mandare un abbraccio, perché sicuramente lassù saranno insieme, anche a Sebi Soldano. Continuiamolo questo applauso, facciamolo sentire al cielo. E ora è difficile adesso cambiare il volto alla cioè serata. Quel gradino è un po' fastidioso. È un po' difficile anche perché la voce, insomma, si spezza in gola. Sì, parecchio. Però abbiamo il dovere un po' di cambiare completamente il volto
alla serata iniziare insomma con quello che è lo spettacolo, la kermesse, il corteo mascherato. In parte ci hanno aiutato a farlo un po' Nanà, Medeo Ardagna, sì, no? Alessandro, sì, Di Stefano, poco che fa, hanno avuto anche un po' il compito di richiamare le persone qua. Certo. Questa sera non si potrà parlare di festa, non si potrà parlare di allegria, di spettacolo, ma come ho detto poc'anzi parleremo di una kermesse, di un corteo mascherato nel quale i carri faranno il loro ingresso qui in Piazza Angelo Scandagliato e avranno il compito di tra virgolette far sentire quello che in questi mesi quello per cui in questi mesi hanno lavorato. Mi riferisco ai carri, mi riferisco all'inno, alla presentazione, alle coreografie, un po' a tutto. E per fare questo io ne approfitterei, vorrei qui sul palco adesso Roberta Mandalà. Buonasera. Ecco Roberta. Perfetto. Buonasera. Dopo buonasera due anni. A tutti. Ciao Roberta. Buonasera ragazzi. Ciao, e Roberta. Dopo due anni ritorna su questo palco, l'avete sentito un po' dai media e un po' dai social, c'è un grande ritorno anche di una bellissima donna, di una grande donna che ha partecipato a un programma sulla Rai dove tale e quale che ha fatto ha riscosso un grande successo lei stessa arrivando prima nella sezione femminile. Signori e signori, accogliamo con un applauso Valeria Altobelli. Buonasera Sciacca. Ciao Valeria. Buonasera a voi e grazie per questo invito. Iniziamo sottotono e quello che ha detto prima Joe insieme a Fabio mi ha commosso molto, perché io ero su questo palco due anni fa quando accadde purtroppo la stessa cosa. Il giorno si vociferava nella città che c'era stato questo brutto incidente. Oggi sembra un déjà vu, però voglio... Tutti noi siamo diretti al cielo, tutti noi, non sappiamo quando arriverà la nostra vita eterna. Io voglio sognare questi ragazzi insieme che corrono con i loro motorini e giocano felici e guardano la loro città sorridenti, perché questo carnevale è dedicato a loro, a Vincenzo e al suo... Avevano lo stesso cognome, questa sì, cosa mi ha colpito molto, quindi spero che stiano divertendosi nel più alto dei cieli, perché sono due anime pure, candide, e come ha detto Joe mando un abbraccio ai genitori, perché questo figlio è diventato un angelo troppo presto, questo è indubbio, però è un angelo, è diretto tra le braccia del padre e ci guarda sorridenti, quindi mandiamo ancora a loro un altro applauso che voli fino al cielo insieme a questi palloncini bianchi. Da madre è dura ragazzi, però il carnevale, come dissero i genitori di questo ragazzo due anni fa, mi colpì molto, deve andare avanti anche in nome di loro che lo hanno amato tanto, che hanno dato la gioia, la felicità nel costruire, nel guardare questi carri, perché il carnevale è la festa dei più giovani, dei ragazzi, dei piccini, e ogni anno deve essere dedicato a loro, perché ripeto, su questa terra siamo tutti di passaggio e loro hanno fatto un breve passaggio, ma questo passaggio, come avete visto dagli occhi degli amici, è un passaggio che rimarrà per sempre, perché il loro ricordo rimarrà per sempre, come è rimasto nel mio cuore quello di Marco, che è venuto a mancare più o meno alla stessa età e che è un angelo nel cuore di tutti noi amici, quindi loro saranno di Sciacca e per Sciacca per sempre. Va bene. In maniera molto silenziosa il Pepe Nappa ha fatto il suo ingresso in Piazza Angelo Scandagliato. A questo punto direi di iniziare la serata lasciando spazio alle coreografie, lasciando spazio alla presentazione, credo. Manuela, la presentazione? Diamo di presentazione? Perfetto. Con la presentazione dell'associazione ripartiamo da zero, a voi il Pepe Nappa 2018. Buon divertimento. Bello, sorridente, un po' burlone, ma sempre accogliente, divertente, travolgente. Ladies and gentlemen, il Pepe Nappa.
Carnevale di Sciacca 2018. L'associazione Ripartiamo da Zero presenta la maschera simbolo, il Peppe Nappa. Ideazione e progetto di Giovanni Muscarnero. I costruttori Egidio e Marcello Martorana, Vincenzo Bono, Domenico Venezia, Nino Bellitti e Vincenzo Amodeo. La modellazione è di Giovanni Muscarnera, Alberto Venezia, Luca Friscia, Calogero D'Azzaro, Salvatore Piazza e Giuseppe Russo. Le decorazioni artistiche sono di Giovanni Muscarnera. Strutture e movimenti di Vincenzo Bono, Egidio e Marcello Martorana, Nino Bellitti, Vincenzo Modeo, Leonardo Montalbano, Gino Bono e Michele Sant'Angelo. Impianto scenico della ditta Barone Impianti di Dario Barone con la collaborazione di Pasquale Russo. L'inno tradizionale è stato riarrangiato da Giuseppe Corona. Il copione è stato scritto da Vincenzo Mandracchia e Liemo Avanti, Accursio Giglio, Leonardo Turturici e Carlotta Gianiberti. Le coreografie della scuola di ballo Manuela Dance di Manuela Angileri. I costumi sono di Giusy Di Blasi e Manuela Angileri. L'impianto audio curato da Calogero Nicolosi. Alla cucina Domenico Venezia, Luca Garofalo e Vincenzo Saladino. Si ringrazia il maestro della cartapesta Giorgio Garofalo con la collaborazione di Jessica Vetrano. Alla griglia i mitici Vincenzo Barra, Alfonso Bono, Vincenzo Saladino, Salvino Puleo e Domenico Venezia. Il trattorista e Vincenzo Bono. Hanno collaborato alla realizzazione della maschera simbolo Edoardo Bono, Simone Catanzaro, Salvatore Catanzaro, Vincenzo Buscarrera, Francesco Milito, Liliana Montalbano, Gabriele Dodaro, Samuel Thomas Martin, Antonino Barone, Emanuele Liotta, Carlo Soldano, Dario Bavetta, Giuseppe Sabella, Leonardo Bellitti, Biagio Puleo, Davide Bellitti, Mattia Licata, Simone Muscarnera, Marco Casandra, Alfonso Pollari, Alberto Bono, Ignazio Chiarello, Audenzia Sutera, Marina Bacino, Rosi Taormina, il piccolo Sergio Muscarnera e il mitico Luigi Maniscalco. Ringraziamenti particolari a Sergio Greco, alla ditta San Giorgio Manufatti in Cemento di Peralta Antonino e Company per la loro attiva collaborazione, al motopesca Irene della famiglia Margiotta, alla Tecnosystem Impianti di Antonino Bulli e a tutte le mogli e fidanzate per la loro pazienza. Come ogni anno non possiamo non ricordare i nostri due angeli, Sebastian Soldano detto Sebi e Maurizio Graffero. Per questa presentazione si ringrazia Radio Studio 5, Franco Verderame e Giuseppe Muscarnera. Lasciatevi avvolgere dalla magia del carnevale, lasciatevi avvolgere dall'entusiasmo del Peppe Nappa. Eccoci. Ed eccoli qua, guardate quanti bambini, la cosa bello. Più bella di questo carnevale, la cosa Roberta che mi fa più felice è vedere che i bambini, i ragazzi sono protagonisti sul palco. Guardateli, c'è una bambina dietro, Carola, che ha 6 mesi, ragazzi, 6 mesi, è vestita in braccio alla mamma e al papà. Dov'è Carola? Carola, dove sei? Eccola qua, la porta il papà. Arriva, arriva. E questa è l'immagine del carnevale, guardate Carola, 6 mesi, che crescerà. Io sono venuta la prima volta, Roberta, qui, che era il 2007, e ho visto tante di queste bambine e bambini negli anni diventare, non lo so, coreografi, scrivere copio. Questa è la cosa più bella, perché si cresce nello spirito del carnevale. E Carola quest'anno è la mascotte del Peppe Nappa. Facciamo un applauso a Carola e a tutti i bambini, ai ragazzi, alle loro mamme, ai loro papà, che si mettono dietro questi ragazzi e insieme a loro lavorano affinché questo spettacolo sia bello, giusto Roberta? Ah, c'è Eccolo! Un altro bimbo! C'è il massetto! 7 mesi! 6 mesi e 7 mesi! E come si chiama? Giovanni e Carola sono le mascotte del Peppe Nappa, Roberta. Meravigliosi! Abbiamo il maschietto e la femminuccia, abbiamo fatto. Perfetto. Maschietto e femminuccia. Abbiamo Miss e Mister Peppe Nappa, a posto, Robby. Robby, vogliamo presentare... Sì, Lino? Assolutamente. No, adesso rimanete qua e poi mentre... Esatto, tanto noi adesso sulle note dell'inno del Peppe Nappa vedremo ballare questo meraviglioso gruppo. Volevo far notare che quest'anno i costumi del Peppe Nappa sono completamente rivoluzionati. E infatti lui anche senza camicia, sta tutto sbottonato. Hai visto? Quest'anno è proprio trasgressivo. Trasgressivo. E infatti i loro costumi, che solitamente sono prevalentemente verdi, quest'anno notiamo che c'è questa tinta di blu. Blu, il
Blu come il mare. Perché, esatto, Beppe Nappa viene dal mare. Viene giusto? Dal mare, esatto. E spiegate, prende le chiavi della città durante i giorni del carnevale. Esatto, e per 6 giorni lui è il nostro re. E lui è il sì, abbiamo visto il sindaco che è una donna straordinaria, veramente un sindaco donna dà onore ad una città come questa, perché Sciacca è una città molto sensibile, lo vedete da quello che è successo prima sul palco, lo vedete dai ragazzi della protezione civile che quando arriva l'ambulanza fanno rete, corrono, si mettono davanti affinché tutto proceda per il meglio, quindi voi siete un popolo di gente di cuore, gente sensibile che si vuole bene, e questo Beppe Nappa speriamo che vi governi bene durante questo giorno del carnevale, se no gli tiro la chiave in testa. No, Valeria... ma dai che Valeria, lui solitamente si comporta bene. Meno male, va. Noi meno infatti male. Tutti gli anni lo aspettiamo. Sta lì. Si è messo già gli occhiali, ma mi sa che ce n'è un altro ufficiale, però sono tutti sì. Beppe Nappa. È un'altra mascotte lui. Presentiamo l'inno, Rob. Sì! E allora... Forza, l'inno del Beppe Nappa! La nostra maschera simbolo, eccoci qua. Allora, i ragazzi si sono appena esibiti nel loro inno, noi li salutiamo, pronti per riaccoglierli domani sera. Quindi, Ale, avrò detto qualcosa di sbagliato perché si sono girati e se ne sono andati. Sì, scusate un attimo. Prova, sì. Allora, niente, c'è stato un problema tecnico. Il Peppe Nappa rimarrà ancora un po' con noi, ecco, anche perché ha il piacere sorpresa. Insomma di continuare a stare in...
Pirimbao, c'è Giuseppe lì che ti allena. Cioè, ragazzi, ormai con... c'è Salvino, passeggiavo per la città e ho incontrato Salvino. E ti arrivano i messaggi, ma stai a Sciacca? Sì, Simonetta, tutti gli amici. Guarda, cioè qua ormai conosco... Una di casa, tutti. Cioè... Tutti. Ma ho conosciuto Roberta, che mi ha insegnato come si fanno le storie, le cose. Abbiamo fatto un po' di pratica. No, ogni brava. Volta che scende impara una cosa nuova. Però ragazzi, Luca la Barbera e Fabio, facciamo veramente un grande applauso, perché è per loro che tutto si muove, perché questa è una macchina enorme. Egidio con tutti i carristi, ieri ho fatto una passeggiata su ai Cappuccini e stavano montando i carristi. Ci mancava la testa alla Gioconda, ci mancava un piede a Trump, insomma mancava qualche pezzo, però più o meno, cioè quei ragazzi stanotte hanno fatto nottata lì sopra, col freddo, con la pioggia, a montare i carri, a sperare che non si bucassero. Cioè qua ci avete delle persone che ci mettono il cuore, per quello avete il carnevale più bello d'Italia. Gli altri possono essere pubblicizzati, possono ricevere i soldi, quello che volete, ma voi avete un cuore e una passione che non è seconda a nessuno. Siete i primi per me, i primi al mondo. Solo Rio de Janeiro è come voi, secondo me, perché la gente si diverte, guarda qua, cioè stanno a congelare, ridono, guarda come ridono. Un po' di più. La ma sono paresi, non sono risate. È una paresi. Ah, cioè, paresi, tutte così. Sono autofritto. Non ridono. A bocca si firmau. A così, no. Ragazzi. Va bene, allora scaldiamoci. Beh, veramente. Ma c'è caldo, hai visto? Avanza a trippa di fuori. E lui si è riscaldato quest'anno. Tutto a posto. E lo facciamo animare un pochettino con il nuovo l'inno. Lo sentiamo l'inno, sì, nuovamente. L'inno. Lo ballerete. Siete lì pronti, sì. In piazza Angelo Scandagliato, siete tutti pronti? Già ricordiamo qui. L'associazione, ripartiamo da zero. A voi l'inno del Peppe Nappa. E Peppe Nappa, tutti cantate mo, così vi scaldate. Le coreografie
e che da un po' di anni adesso, Manuela, buonasera, curi ormai le coreografie del Pepe Nappa. Sì, sono 5 anni. Sono tanti. Pepe Nappa, ho fatto il primo anno tanti anni fa e poi adesso 4 anni consecutivi. E per me è un onore aprire il carnevale della mia città, quindi sono orgogliosa di farlo. E si vede, poi raccogli dei bellissimi frutti, mi pare di capire. Io sono sicura che tanti di loro non sanno bene bene come funziona poi veramente fare le prove, stare all'interno, nel tuo caso, della tua scuola di danza. E quindi perché non proviamo a raccontare un po' cosa significa preparare un gruppo? Noi rispetto a un carro abbiamo un attimo di leggerezza in più, perché abbiamo solo il Pepe Nappa, un paio di canzonette e la presentazione, quindi iniziamo a dicembre ogni anno, un po' prima di Natale, e cominciamo a capire realmente quante adesioni. Roberta, non ci crederai, però la mia più grande, il mio più grande problema è poter dire a tanti bambini che poi non li posso più ricevere, perché sono veramente tanti 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 che credono nel Pepe Nappa e che vorrebbero partecipare, anche perché il Pepe Nappa è il motore, è l'avvio, è l'inizio per poi passare ai carri, quindi tanti bambini si vogliono avvicinare al Pepe Nappa e noi siamo costretti purtroppo per loro a dire di no, perché abbiamo un gran numero già di partecipanti. Quindi iniziamo a dicembre, e ringraziando Dio, voglio dire, le forze ce le abbiamo e quindi raccogliamo un buon numero, quest'anno siamo quasi 100 e da qui poi partono le prove fino a qualche giorno fa. Esatto. Ma allora, quest'anno tu hai portato la novità, voi sicuramente tutti insieme, la novità del blu all'interno dei costumi. Io non mi ricordo di aver mai visto, nei miei ricordi non c'è un costume del Pepe Nappa, parlo del gruppo ovviamente, in cui c'è un colore diverso dal verde e dal nero. È vero, noi quest'anno abbiamo portato una novità, visto che eravamo al mare, Pepe Nappa è tra le onde del nostro mare di Sciacca, quindi abbiamo pensato di omaggiare il Pepe Nappa con i colori del corallo di Sciacca e del mare, del nostro mare, quindi abbiamo dato un tocco di colore al Pepe Nappa. Per molti magari è stata una scelta azzardata, perché il Pepe Nappa, il costume classico, a volte nessuno lo vuole mai lasciare, invece abbiamo ricevuto tanti consensi e tante persone a cui è piaciuto finalmente questo cambio di look del nuovo Pepe Nappa. Quindi il Pepe Nappa, il verde della nostra città, che è il nostro colore, più il mare, quindi il blu, e il corallo con il rosso. Io ho apprezzato tantissimo, quando noi ci siamo viste a dicembre e tu mi avevi accennato questo cambio look, dico la verità, ero un po' così titubante, ho detto ma chissà, speriamo bene, però tu eri felicissima di portare questo cambiamento e infatti adesso i risultati ti danno ragione, devo dire hai fatto bene. Guarda, la mia intanto non è una squadra, quindi io ringrazio Giussi Di Blasi e Giovanni Zinna per avermi aiutato a scegliere e a cercare di essere belli, perché il Pepe Nappa merita di essere bello ogni anno. E quindi non ti nascondo che anch'io all'inizio ho portato l'idea e poi ho detto ma chissà che ho combinato. E invece poi vedendoli realizzati mi piacevano sempre di più e così è andata quest'anno. E io ti faccio i miei più grandi complimenti, perché il risultato è evidente agli occhi di tutto e credo che con questo applauso il pubblico abbia gradito questo cambiamento, perché ci sta, ci vuole. Io ne approfitto, perché poi non so se riesco a farlo le altre sere, voglio ringraziare innanzitutto la famiglia Martorana e tutta l'associazione Ripartiamo da Zero, perché mi dà fiducia e carta bianca ogni anno nel fare le cose, e questo ti posso dire che mi rende libera ed è molto importante. E poi tutti i genitori che mi hanno seguito e mi hanno accompagnato in questo percorso non facile quest'anno per me, però sono stati tutti molto pazienti e molto collaborativi. E poi tutto il mio gruppo fantastico del Pepe Nappa, quindi sono io con loro che faccio un applauso a loro. Oh, sì. Io ti faccio i miei auguri per tutto. Grazie. Non so se posso dire più di così, mi fermo qua. E noi in questo momento vogliamo ascoltare qualcosa.
Dimmi. L'ultima cosa, perché poi... Tutto il tempo che vuoi. Io voglio ringraziare l'organizzazione quest'anno per le bottigliette d'acqua offerte a tutti i ragazzi del gruppo, che non era mai successo, quindi grazie. Sembra poco, invece ti assicuro che è tanto. Ogni piccolo gesto è tantissimo, eppure il sacrificio che mettono questi ragazzi, che in totale autonomia non ricevono nulla, che poi, ecco, la soddisfazione di far parte, che non è poco, del gruppo del Peppe e Nappa, e di essere poi guidati da te, che secondo me non è poco, Manuela. Grazie veramente per essere ogni anno qui, grazie a te. Adesso voglio anzi raccontarvi una cosa. Qualche settimana fa ho voluto chiamare una community, loro si chiamano Yallers. Sono una community che essenzialmente stanno su Instagram, ma anche su Facebook. Loro fanno promozione del territorio, e quando io li ho chiamati gli ho parlato del nostro carnevale e ho detto loro: perché no? Ho detto: provate a venire a Sciacca a vederlo con i vostri occhi e magari poi così lo potete raccontare a tutte le persone che vi seguono, i famosi follower che abbiamo su Instagram. Ecco, loro hanno accolto la mia richiesta e stamattina verso mezzogiorno sono catapultati qui a Sciacca. Loro vengono da varie parti della Sicilia e fanno poi capo a tante regioni. Nel nostro specifico sono venuti il team Sicilia, sono partiti da Catania, Siracusa, Palermo ed erano all'incirca, sono stati qui tutto il giorno, una ventina di Instagrammer. Adesso qui sul palco io ne chiamerò 4 nello specifico e così ve li farò conoscere e ci faremo raccontare da loro esattamente chi sono. Quindi vi invito a fare un applauso per gli Yallers. Eccoli qua. Ciao Martina. Grazie, grazie mille, grazie Sciacca, grazie dell'invito Roberta. No, per me è stato un piacere ed è un onore per tutti noi avervi qui. Grazie mille, abbiamo avuto un'accoglienza veramente incredibile. Dobbiamo ringraziare te, il comune, tutta questa organizzazione, Carneval Sciacca, Sciacca Carnevale. Complimenti, perché abbiamo trovato una festa magnifica e un'accoglienza, una passione che trasmettete incredibile, davvero. Allora Martina, intanto volevo salutare anche loro. Ciao a tutti. Ciao, sono Mario. Ecco, allora Martina, parlo con te, che tu sei il team leader di Yallers Sicilia. Perfetto, allora intanto spieghiamo cos'è Yallers, perché così sembra una parola allucinante, cioè, ma questa che lingua parla? Invece Yallers qualcosa è, anche tanto, spiegamolo un po'. Allora, Yallers è un'associazione di promozione sociale presente in tutta la nazione, in tutta Italia. Ogni regione ha il suo team e noi sfruttiamo i social network per riunire tutte le persone, soci e non, che hanno la passione per la fotografia e vogliono trasmettere tutto il bello della loro terra. Che meraviglia, che meraviglia. Io mi chiedo, qual è la vostra mission? Sicuramente avrete un obiettivo.
città. Tutti i picciotti, chi ferma viva, la nava montava, la chissà città. Di tutti gli specchi, l'uccello e l'umari, lo fanno già mari, di felicità. Ed è finappa, ed è finappa, chi fa un curioso, chi fa un scialoso, chi mi di na. Ed è finappa, ed è finappa, non per arrivare mi voci buttare la chissà città. Quanti siata, chi premi di umare fino a qua, e per finappa la voce buttare, ti rendi felice sta città, e non mi sa c'è si canta una ballata, rire le scialate, la pesa di fa, e per finappa, e per finappa, chi non un curioso, chi non un scialoso, chi mi fidi na, e per finappa, e per finappa, non per arrivare mi voce buttare in questa città. Corrite picciotti, chi beva vivau, la nava buttau, la chissà città. I fumi di vecchi, l'uccello e l'umari, lo fanno già mari, di felicità. Ed è finappa, ed è finappa, chi non curioso, chi non scialoso, chi mi fidina. Ed è finappa, ed è finappa, non per arrivare mi voci buttare la chissà città. Ragazzi, ecco, Peppe Corona subito, ma c'è spum, ha sparato la voce a palletto. Allora, per noi è un piacere avere, allora, l'ultimo bello, inchino, aiuto, eccoli. Bravi Peppe e Nappa, bravissimi. Valeria, allora, ci siamo, c'è stato Gio, ci siamo trovati in mezzo, ecco. C'è Simone, ciao Simone. Ciao Simone, ciao Peppe, a buonasera, domani. Mi raccomando, faccia buonasera, buon uso delle chiavi. Buonasera, chiavi. Allora, ecco, attenzione Carola al lancio e delle caramelle. Attenti, fatele, oddio, prendere i bambini. Non ammazzate, oddio, il cameraman. Non ammazzate il cameraman. Non mi ammazzate a Totò, perché sennò è inquadratura storta. No, più giù, più forte, dai, più forte. Da, da, va, aiuto io, va, va, aiuto. Attenzione. Guardate come partono questi. Altro, vai, tiro. Vedi, ce n'è più? No, oh, vedi come arrivano. Un tiro io, un tiro io. Vai, vediamo. Oh, pronti, eh? Abbassati, Totò. Ok, ok. Mamma mia. Gli ho dato una caramellata in testa. È un bel momento, sì, no, io ho temuto per lui perché si è messo là in prima fila. Toto! Di caramelle in testa. Allora ragazzi, abbiamo un po' perso tempo, sì, perché c'è un piccolo inconveniente. L'aragosta del prossimo carro è rimasta così. È rimasta un po' con la chela, così, praticamente a reggere un albero. Esatto, quindi, è rimasta un po' così. Ci saranno una decina di minuti di ritardo, esatto, diciamo così. Però tutto a posto, perché i vostri carri sono sempre più grandi, Joe. Sì, sì. Prossimo anno dobbiamo portare solo in piazza. Non riusciamo a fare le cose piccole, quindi dobbiamo, come dire, le cose in grandi facimmo. Le cose in grandi, infatti, infatti. Poi fra l'altro, arrivando qua, si devono esprimere, per cui si aprono, si alzano. Si alzano. Solo che qualche volta capita, insomma, si incastrano. È perché sono troppo grandi. Ragazzi, fa un po' freddo, Vediamo se Peppe Corona mi aiuta, Peppe! Un attimo che Peppe si sta preparando. Si sta preparando, Guardate come parte con l'inno, Salam. Ti stai allacciando la scarpa. Eccolo, ecco. Ballate! Su le mani tutti! Su, 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 su! Salamalinchi, salamalinchi, all'ubiti tu sta arrivando una lalinchi. Chicchi e malanchi, amali turchi, vedi di fonti asino la lava turchi. Ma sono un terno, quando mi tocchi, tu fai smandare e mi fai pisciare i locchi. Salamalinchi, tutti stendichi, siamo schiavi della. Prima mi hanno fatto sognare. Allora dovete capire che i primi anni io arrivai qua e dissi:
Ma è possibile che esista un carnevale a Cusio? Manca Broadway! Guardalo, guarda che ha cacciato mo, Manco a Broadway ho vidi un carnevale a Cusio! Hey! Gira su YouTube. Girano tutti, girano tutti. Ma questo ci sto io in mezzo che è un sì. Com'era Corona? Sai che non me lo ricordo più manco io. Peppe allora, lo sa. Era tutto. Si può inquadrare? Quel si coso può inquadrare? Lì coreano che fa. Lo facciamo che, inquadrare. Che Trump? Trump quest'anno si trasferì a Sciacca, si trasferì a Carnevali. E allora? Eccolo. Ciao Pascal, bentornato a Sciacca. Non ti dico benvenuto perché insomma ormai qua sei di casa. Sì, grazie. Lui, stavo dicendo, ha replicato, praticamente ha ricreato il Carnevale di Sciacca a casa tua, a Boston. Sì, sì, in pratica abbiamo una comunità saccense a Boston, diciamo... No, no, a Broadway però, a Boston. No, a Boston. Quindi il prossimo anno facciamo un carro neanche a Boston, non neanche a Broadway. Niente, abbiamo... Sì, no, continua. Abbiamo una comunità di Boston e facciamo promozione di Sciacca nella zona di Boston. Facciamo un applauso, Sciacca nel mondo, ragazzi! Altro che Carnevale d'Italia, Carnevale del mondo qua. Esatto, anzi Giovanni Muscadone che ha realizzato Peppe Nappa l'abbiamo riuscito a portare a Boston per realizzare due carri allegorici, diciamo più piccoli, lì per fare una promozione. Un po' come i nostri minicarri, diciamo, no? Quelli che sono tornati quest'anno. Sì, sì, anni più anni 90, diciamo. Ma una anni cosa, 90. Ma tu hai origini italiane? Sì, sono nato qui a Sciacca, mi sono trasferito in America quando avevo 10 anni e basta. E complimenti. Vabbè, devo dire che la tradizione nel mondo che hai conservato parlare. Anche un buon italiano e fai fra l'altro un lavoro importante per noi che è quello di veicolare l'immagine del nostro carnevale che non è poco oltreoceano. Quindi ti ringraziamo ovviamente a nome di tutta Sciacca, a nome di chi grazie. Si spende per 4 mesi per la realizzazione insomma di questi bellissimi carri. Ma perché guarda Peppe Corona come parte perché chi sta è Nisula d'Amuri, cioè Sciacca, è una città che sta dentro un'isola d'Amuri. Ve la ricordate questa? Bonde de che de bon, te la ricordi? Rimani Pascal, vieni.